E signori, con un audio incredibile, e quindi io andrò ad abbassare quello che è quest'audio, siamo tornati su MotoGP. Subito un bel pollicino in su per il vostro 189. Perché così alto? Ah no, perché me l'ha caricato dopo, cioè prima te lo spara a manetta, poi ti dice: ma sai, tante volte il tuo audio non era così, vuoi che te lo cambio? Allora, continuiamo la nostra carriera. Stiamo andando bene, ve lo sto portando, voi state lasciando like, state supportando la serie, grazie mille. Siamo in Spagna, a Catalunya, signori. Quindi Gran Premio Monster Energy, va bene. Non mi va di farlo, regà. Quindi prossima sessione, le qualifiche sì, ce le facciamo. Le qualifiche sì. Il resto non mi va. Allora, buongiorno dalla Catalogna. Senti, non mi avete sentite? Che vi voluti? Sapete che non mi ricordo, ma chi se ne frega, andiamo, ma sapete che non ci voglio perdere tempo, cioè voglio prenderlo per com'è. Un gioco tranquillo, non mi fate de sta qua. Ah, fermi tutti però. Io non posso giocare con questo pad. Va bene, proviamo un po'. Vediamo se il sudato riesce a fare qualche cosa. Per favore toglietevi. Allora, ovviamente era un modo divertente per farvi vedere che non mi ricordo niente. Niente raga, non sono in grado di fare una curva decente. Dio salvi la regina. No raga, ma allora fermi tutti, cioè qui ho un problema io. Cioè il mio cervello non è settato per fare quella curva. E Batman, sì, lo so che magari l'ho presa male. Abba. Dio mio, che ho fatto? Che male che ho portato la serie. No, io non ci voglio credere, raga. No, raga, io ti giuro su Dio, uno, ma come... Io continuo, ragazzi, sto continuando a cadere. Quanto è? 10 minuti di cadute. No raga, io vi giuro, raga, no, vabbè raga, no. Madonna di meno su Fortnite. Raga, sono cascato di testa. No vabbè raga, ma la mia moto che cosa diamine ha? Voglio tornare in box, tante volte sai, c'ho le moto distrutte, ok, c'ho le moto distrutte. Va bene, ingegnere di pista, assetto manuale, cambio gomme. Cioè, va bene tutto, ma meno male, cioè meno male che me ne sono reso conto, perché non mi teneva più, cioè adesso ero bagnagna, digli qualcosa tu per favore, guarda, però almeno apprezzate che adesso mi ricordo di cambiare Signori, secondo me questo è il giro decisivo. Questo è il giro decisivo, ragazzi. Ma questo è proprio il giro decisivo, eh? Sì. Questo qua è il giro quello speciale. Questo è il giro speciale dove faccio pole position. Lo so, ragazzi, lo so. È proprio quello il giro, raga. Mamma mia, come tengo bene le marce in this moment. Beh, abbastanza buono, eh. Signori, è partito l'ultrasetto, sudato. Ha deciso di fare pole position. L'ha deciso lui. Oh. Se è sudato gli parte la ciabatta, raga, è fatta, eh. Fatemi frenare qua che magari troppo, però tempo te darà. A me questo tuo atteggiamento di sfida, chiunque tu sia qua dietro, mi sa che bagnagna, non lo so. Lo trovo ridicolo e superfluo. Attenzione sudato, cambio gomme. Non ci crede neanche lui che è riuscito a finire il giro.
Che è? Non muda. Non muda, è troppo lontano. Non sarà, non sarà, non sarà un giro perfetto. Non sarà, non sarà, ma a noi va bene. A noi va bene. Sessione dal vivo. Minchia, mi mancava pochissimo. Non è che mi mancavano 50 secondi, raga. Per farvi capire quanto io quello dico che non ci tengo. Momento... Cioè, per farvi capire quanto non mi voglio impegnare. Poi mi faccio un quarto d'ora di prima qualifica. Cioè, ma porca miseria. Che te la fai alla seconda qualifica? Sì, che te la fai alla seconda qualifica. Tanto poi. Anche se parto pole position, non parto ottava posizione, non è che mi cambia niente, perché a prima curva succede sempre il macello. Che fate ne brevi? No. Signori, ultima curva, primo giro, non ho riavviato, non ho fatto niente, fidatevi di me, se non ve l'avrei fatto vedere. Non credo di essere mai il primo. 1.42, 1.43, 1.44, 1.40. Oddio, ho fatto meglio. Ho fatto meglio adesso di prima. Quindi era semplicemente una cosa di cambio gomme. Ce l'ho ancora? Sì, ce l'ho ancora. No, perché mi ha detto che lo devo fare pure prima di partire. Ok, pole position per sudato. Incredibile, pazzesca, nessuno se lo sarebbe mai aspettato, neanche... Siamo in diretta dalla... Ma nessuno, ma vai avanti, guarda, fammi vedere. Dovizioso, Marquez, Rins, Rossi, Vinales. Poi chi c'è? Petrucci, Krak, Müller, Morbidoso, Asparago e Mir. Ancora qualche istante il Gran Premio di Catalunya. Vai. Scusa, ferma la... Allora, fermi, fermi. Che divertente, è stato uno scherzo. Le camere della regia. Raga, per assurdo, posso... Beh, ho giocato male con le marce, ma vi devo dire che la... vabbè, penno pure. D'accordo. Come avevo detto, non è che cambia tanto in che posizione parto, perché tanto poi... Marquez, Dovizioso. Raga, mi sento un botto competitivo. Marquez, guarda che la pista non è quella verde. Io lo voglio dire perché... Ma no, sudato. Calla. Allora, sudato, attenzione, sudato. Prende responsabilità di quello che ha fatto e ritorna dentro. E ritorna dentro. Messo malissimo, sudato. Il suo fair play ormai riconosciuto da anni in quel che è l'ambiente della MotoGP. E vorremmo sottolineare quanto lui sia onesto con queste persone, con questi pseudo motociclisti. Ma deve ritrovare la calma. Ritrovata la calma, sudato può fare bene e deve fare bene. Non soltanto vedete un po' di bisticci fra sudato e non sappiamo chi. Rins qua davanti e fa vedere sudato quanto è arrabbiato in questo momento. Alza la gomma anteriore in stizza. Vai dietro Petrucci. Dietro c'è Rins. Ci va bene comunque una settima posizione con tutto che siamo usciti fuori. Frena. Ottimo, più o meno era abbastanza buona. L'abbiamo fatta di peggio. Niente, questi piloti si fanno l'asfalto verde. Attenzione, Ciccio Gamer 89, Müller, Rossi. Scusami Rossi, ma mi sono dovuto appoggiare per forza la frena da... Se no uscivo fuori. Vinales, Dovizioso. Attenzione, sudato. Incomincia a scatenare la sua moto. Una partenza un po' difficoltosa. Cerca di tenere giù la moto. Una caduta potrebbe rovinare tutto quel che è la rimonta di sudato. Attenzione Vinales. Non lo fa passare. Si mette davanti a lui come un blocco. Un blocco di sterco. Dovizioso. Terza posizione per sudato, ma che viene subito ripresa da Vinales. Attenzione sudato. Fa un'ottima, più o meno,
Un'ottima staccata. Cerca di non far impennare quella che è la sua moto, anche chiamata bambola, da sudato. Cerca di non far il sottosterzo. Non si sa che cazzo ho detto, però sottosterzo, turbofreno, turbocompressore. Questi dati tecnici sono offerti da mozzarelle e mozzarelle. Attenzione, Prato Verde, Prato Verde per Dovizioso, Marquez con le moto molto più veloci di sudato. Sudato con questa scuderia del cacchio che non gli danno, non lo pagano dal 92. Giustamente, ottima curva, ottimo rettilineo, uscita un po' così. Dovizioso, Marquez, Dovizioso comincia a sentire la pressione di sudato che lo supera. Marquez, attenzione, sudato dall'esterno, lo gli dà un bacio. Tutto regolare signori, tutto regolare. Attenzione però, attenzione, sudato la tiene dentro, ma fa un errore eclatante. Il pubblico che aveva messo like lo sta togliendo in questo momento. Però sudato, fair play signori, fair play al massimo. Potevamo ricominciare la partita, la gara, ma non ci interessa, perché queste sono storie di vita. Con la sua bambola, la moto la sua bambola non riesce a tenere più. Probabilmente abbiamo massacrato le gomme. Attenzione ai cordoli che ci danno anche le penitenze. Poi voglio vedere Crutch Crackers come cavolo tiene botta. Sudato è lì dove sono tutte le stelle signori, fa dei percorsi tutti suoi. Questo, allora, non sappiamo se ha fatto il botto per colpa di sudato, ma crediamo di no. Abbiamo la certezza fotografica che non è stato sudato, perché sudato non c'era. Prendere altre posizioni adesso sembrerebbe davvero impossibile per sudato, ma ciò non toglie una gara sicuramente divertente per sudato. Nona posizione, ci sta bene. Potevamo chiedere di più? Sì, potevamo chiedere una pole position, ma sudato decide di uscire due volte nello stesso punto, nella stessa gara. Mortacci sua. I risultati lo dimostrano. Prossimo passo è arrivare a lottare per le posizioni che contano. E la direzione presa sembra quella giusta. Sì, è proprio così. Se l'hanno detto loro, deve essere per forza vero. L'obiettivo l'abbiamo raggiunto. Prossima volta saremo nei Paesi Bassi. Spero che questo video vi sia piaciuto. Spero di sì. Se fosse così, mi raccomando, pollice in su, commentate, condividete, se non siete iscritti, iscrivetevi. Al prossimo appuntamento col vostro Cemolo 89. Ciao.